Allora ragazzi, nuova stagione ad un 5 milioni di budget, questa è la squadra, voglio assolutamente prendere un terzino destro, che è fondamentale nel nostro scacchiere, ovviamente. Innanzitutto vediamo un po' le prime offerte, perché c'è già un'offerta per Izzy che però non accetto. Gaetano lo voglio vendere, l'ho messo sul mercato, vediamo un po' quanti soldi ci offre il Monza, 35 milioni di euro. Voglio delegare, chiedo 40 milioni, dai, va bene così? 40 milioni per Gaetano, vediamo se il Monza può fare questo sforzo oppure no. Gaetano venduto ragazzi, Gaetano venduto molto bene. Molto bene, 40 milioni di euro al Monza, molto bene, abbiamo venduto pure Gutkane, giocatore che non stava più crescendo. Quanto riguarda il terzino destro, voglio prendere Dodò, terzino destro dell'Arsenal, in scadenza di contratto, voglio prendere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. 25 milioni non sono proprio pochi, 18 niente, l'Arsenal rifiuta e vabbè, ci riproveremo. Ci proveremo, dobbiamo sperare che il contratto non venga rinnovato. Riproviamo a prendere Dodò, ragazzi, sempre dall'Arsenal, dovrebbe avere sempre contratti in scadenza, quindi è un'opportunità, assolutamente sì. Miglioreremo la nostra fascia destra di netto. Allora, voglio offrire portiere un po' 25 milioni di euro, stesso prezzo di prima. Proviamo a offrire 20 milioni e mezzo, 23 niente. Accorciamo, tensione al massimo, 20 milioni ancora. 21,7, va bene. Accetto ragazzi, devo dire la verità, accetto, perché va fatta questa cessione, cioè va fatto questo acquisto, scusatemi, va fatto, il giocatore è molto forte, quindi può essere veramente un giocatore molto importante per noi, miglioriamo di niente appunto la fascia destra, quindi secondo me questo qui è un grandissimo affare. 10 milioni di budget, questa è la squadra. Allora, diciamo che vabbè, in porta per una sicurezza, cioè veramente in porta ragazzi, è un portiere straordinario. Abbiamo venduto, come sapete, Gaetano. Come abbiamo visto prima, allora io comprerei, vabbè, il difensore centrale è vero che si è bloccato, però lo voglio far restare comunque. Io prenderei senz'altro un centrocampista, prendere un centrocampista perché ci voleva un upgrade, ragazzi. Ci metteremo secondo me tantissimo a vincere il campionato, però ragazzi, questo video ve lo dividerò senz'altro in due parti, però spero di metterci il meno tempo possibile. Però l'anno scorso siamo arrivati settimi, mi pare. Mi serve un centrocampista, mi serve un centrocampista. Mi interessa Volpato, centrocampista della Roma, al contratto in scadenza, molto bene. Dovremmo riuscire a prenderlo, non so quanto costerà, io offro tipo 6 milioni di euro, 5 milioni. Intanto provo a offrire il portiere per vedere quanto costa, per vedere il suo valore. E 13 milioni, costa tanto ragazzi, costa veramente tanto. Meno male non ho offerto io 7 milioni per Volpato, 10 milioni, ok. Stanno calando un po', offro questo Balic che è completamente inutile, almeno per ora. Balic più 7 milioni di euro, vediamo un po' cosa ci dicono. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per esaminare l'offerta. Ok, Volpato ragazzi sarebbe un grande acquisto. Inaccettabile offerta, voglio 7 milioni e mezzo. Perfetto, accettiamo direttamente, credo sarà l'ultimo acquisto questo. Credo sarà l'ultimo acquisto, visto lo stipendio alto, oppure magari ci compriamo un giocatore per la panchina. In qualche zona del campo, però è senz'altro un giocatore molto importante. Questo sarebbe un sogno tenerlo per anni. Però qualcuno di forte lo dobbiamo vendere. Clausola di rescissione di 38 milioni, niente. Stipendio è guadagna tanto, quindi diciamo avremo 1,2 milioni per fare ancora un acquisto, ma non so quanti acquisti possiamo fare con 1,2 milioni all'effettivo. Forse un difensore centrale di riserva sarebbe utile. Per quanto riguarda il difensore centrale voglio prendere Abbey del Reading come panchinaro, secondo me è ottimo. Clausola di rescissione di 3 milioni e 3, ragazzi avrà tipo 67 comunque, un overall che ci sta ragazzi, un overall che ci sta. Lei potrebbe essere un colpo comunque intelligente, considerando che ha il contratto anche in scadenza. Direi che potremmo offrire 1 milione e 3 per lui, vediamo cosa ci dicono. 1 milione e 4, accettiamo dai. Preso Abbey, vorrei pure fare un altro colpo, ma io risparmio i soldi per l'anno prossimo, devo essere sincero, quindi così l'anno prossimo avremo 2 milioni in più, che sarebbero veramente ogni anno avessimo 2 milioni in più del budget. Allora, ruolo direi, non lo so, turnover, ruolo turnover, oh, ok vabbè sì, avrà un 66-67, non sarà un fenomeno, però per la panchina secondo me va bene, cioè un buon centrale, così allunghiamo la rosa. 2,9 milioni di stipendio, ottimo, ha preso eBay. Allora, vedendo i risultati, non abbiamo mai vinto il campionato, ma proprio mai.
Secondo me saremmo arrivati alle prime 4 posizioni, 5 posizioni. Il problema sapete qual è? Che vabbè, a parte che in certe partite potevamo far meglio, cioè in certe partite siamo usciti, peccato appunto l'uscita dalla Coppa contro il Trabzonspor, tipo alle semifinali o quarti di finale. Il problema è che noi negli scontri diretti facciamo molta fatica a vincere, cioè sembriamo un livello troppo importante dal Galatasaray, dalle quelle squadre lì. Quindi per vincere il campionato ci vorrà parecchio tempo, se me altre 2-3 stagioni. Siamo arrivati quarti in campionato, 65 punti, però siamo solamente a 5 punti dal Fenerbahce. E siamo, Beşiktaş è lontano, però rispetto alla scorsa stagione tanti miglioramenti, quindi io sono fiducioso. L'anno prossimo vorrei intanto la crescita, mamma mia. Tipo Colina è cresciuto, il portiere è cresciuto, purtroppo ragazzi il difensore non cresce più, però l'anno prossimo bisogna assolutamente cambiare il difensore. Però sapete che probabilmente l'anno prossimo non so se vendere Calderon, perché comunque se vendiamo ogni volta poi, non lo so, però Blanchard, mamma mia questo, mamma mia questa crescita. Potremmo se no magari fare una strategia diversa. Potremmo prendere un portiere più vecchio, tipo un portiere che ha, non lo so, 26 anni ma che abbia già, non lo so, tipo 86-87, vendere Blanchard. Potrebbe essere una strategia. Mi dispiacerebbe un po' però, se devo essere onesto. Però lui lo vorrei tenere, mi piacerebbe. Comunque ragazzi, il capocannoniere è stato come al solito Easy, che anche quest'anno ha fatto più 3, Volpato più 4, 5 gol e 10 assist, mamma mia. L'anno prossimo ci presentiamo già con 2 milioni in più, e questo è molto importante perché i milioni fanno veramente la differenza. Comunque non siamo mai stati a rischio esonero, questa è una cosa molto molto importante. Comunque vedendo la Coppa, sì, siamo usciti alle semifinali mi pare, da un po'. No, ai quarti di finale, per i gol in trasferta. Per fortuna poi il Trabzonspor è uscito. Però dai, comunque la stagione è stata positiva. Cioè abbiamo migliorato di netto la scorsa stagione. Pur comunque con una rosa secondo me non fortissima, perché l'anno scorso comunque aveva Gaetano, che era molto interessante. Detto questo ragazzi, c'è anche questa partita, quindi in realtà non so se arriviamo quarti, ma in teoria sì, in casa, non credo che perdiamo, vinciamo 1-0. Allora siamo arrivati credo quarti comunque, non so se cambierà qualcosa o no, vediamo un po', dovremmo sempre essere arrivati quarti, sì, però ragazzi comunque siamo a meno 4 dalla seconda, quindi quest'anno abbiamo fatto secondo me un ottimo campionato. Abbiamo fatto un ottimo campionato. Se l'anno prossimo compriamo dei giocatori importanti, possiamo secondo me fare una grandissima stagione. L'anno prossimo punto arrivare alle prime tre, cioè nelle prime tre, e lottarmela anche per il titolo. Nuova stagione, allora vediamo un po' il budget che abbiamo. Quindi abbiamo un budget di 11 milioni, ecco, già questa stagione abbiamo qualche soldo in più. Ragazzi, ci serve senz'altro il centrale. Per quanto riguarda il portiere, bisogna fare delle valutazioni. Però io lo terrei, devo essere sincero, io lo terrei per un altro anno, sicuro lo terrei. Per quanto riguarda la difesa, ragazzi, ci serve un centrale. Perché ragazzi, la difesa e il portiere su questo gioco fanno la differenza. Piaccio o non piaccio è così, ragazzi. Piaccio o non piaccio è così. Per quanto riguarda il resto della formazione, vabbè, lui vuole essere ceduto, lui ha il contratto in scadenza, rinnoviamo un paio di contratti, diciamo, oddio, qui che stavo facendo. Dobbiamo un paio di contratti così, ok, un anno. Sì, qualche giocatore, ragazzi, tipo anche l'esterno destro, Temel non cresce più e lo mettiamo sul mercato perché non cresce. E Temi sta crescendo molto bene, quindi lui lo voglio tenere per un altro anno. Izzy lo vorrei tenere, nonostante Owusu a 67, quindi può ancora crescere, però Izzy sinceramente è un bel giocatore, quindi lo voglio tenere. Quindi mi serve senz'altro l'esterno a destra, mi serve l'esterno a destra. Oh, Alex Calvo mi ispira in un poco. Andiamo a trattare Calvo. Non è Calvo. Calvo fa parte della Juventus, ma vabbè, ha una clausola di cessione di 11 milioni, quindi costerà più o meno sui 6, avrà tipo 71-72. È un upgrade secondo me importante. È un upgrade secondo me abbastanza importante. Abbiamo Temel più. No, 4 milioni è un po' poco. Però Temel più 5 milioni di euro, vediamo un po' cosa dice il Malaga. 8 milioni, troppo, 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 troppo. Proviamo 5 milioni e 7, vediamo un po' cosa dice il Malaga. 8 milioni e 1, no, troppo, troppo. Questo è troppo. 6 milioni e 1, 6 milioni e 1 per Calvo. 6 milioni e 6, abbassiamo un pelo, sono un tirchio, ma
Purtroppo abbiamo pochi soldi, ragazzi, quindi dobbiamo passare un attimo. 6 milioni e 2 accetta. Benissimo così. Accetta il Malaga questa offerta, preso Alex Calvo. Allora, mi ritengo abbastanza soddisfatto nel complesso. Ora vi faccio vedere un po' che risultati abbiamo raggiunto, perché in campionato siamo terzi, ma a meno 10 dalla prima, o meno 11, ma il campionato ci manca ancora una partita, ma è inutile. Il campionato, ragazzi, è tosto. In teoria la terza dovrebbe andare o in Conference o in Europa League. Abbiamo fatto meglio dello scorso anno, però è difficile. Cioè, il campionato è veramente un qualcosa di difficile. Vi faccio vedere altre competizioni, ragazzi. Vi faccio vedere altre competizioni, perché nella Coppa Turca, cioè nella Coppa di Turchia, siamo in finale contro il Fenerbahçe. Abbiamo eliminato Başakşehir, Beşiktaş, questa squadra qui, e basta. Quindi noi abbiamo fatto un buon percorso in Coppa. Per quanto riguarda la Conference League, non siamo in finale, ma non siamo in finale, ma è normale. Siamo usciti, ragazzi, con Sassuolo ai quarti. Come fa il Sassuolo a essere in Conference? Domanda. Ci hanno disintegrato. Abbiamo passato, siamo passati contro il Bodo, e poi abbiamo passato il girone da primi. Poteva andarci meglio. La stagione secondo me non è stata così negativa, considerando che abbiamo fatto solo colpo. Mamma mia, basta. Questa è la squadra, ma alla fine la quinta stagione, sesta stagione, non mi ricordo manco più dove siamo. Senz'altro non è una squadra forte, non è una squadra scudetto, ma è ovvio. Ci sta una differenza così tra Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş. Cioè veramente, ragazzi, eravamo pure partiti bene, poi siamo completamente, secondo me, crollati, secondo me. Però vabbè, la stagione non è stata così negativa. La terza o è Conference o Europa League. Di certo non è Champions, però se la prima gioca la Champions, si immagina che la terza giocherà o l'Europa o la Conference il prossimo anno. Non ho idea. Però dai, finale di Coppa. Finale di Coppa, sono tutti morti realmente. Sarebbe veramente bello. Niente, abbiamo perso la Coppa. Stagione maledetta. Stagione maledetta, peccato, peccato. Però, cioè, stagione maledetta nelle coppe, però non è stata così negativa la stagione. Blanchard ha fatto 5, ragazzi. Cioè, Blanchard vale 104 milioni di euro. Ah, tra l'altro devo rinnovare il contratto a Blanchard. Altra cosa. 2 anni? Assolutamente sì, devo rinnovare tutti i contratti. Nuova stagione, siamo tipo alla quinta, alla sesta, non mi ricordo. Lo devo fare. Ripeto, mi dispiace perché sapete quanto mi affeziono facilmente i calciatori. Però è così, ragazzi. Dobbiamo venderlo per forza, ragazzi. Dobbiamo venderlo per forza. Va così, ragazzi. Vediamo poi il budget di partenza, se ci ho più o meno azzeccato. No, 16 milioni più o meno. 16 milioni, ma purtroppo il budget è sempre quello. È sempre quello, quindi va così, ragazzi. Va così, abbiamo pure il torneo amichevole, ma non credo di fare molto, visto che le squadre che affrontiamo sono nettamente più forti di noi. Offerta, allora, per Blanchard quanto ci offrono? Sono curioso. Ci offrono 130 milioni più valore. Mamma mia. Mamma mia, poi andiamo a trattare. Abbiamo offerta per 2 anni che non. No, 2 anni lo blocco. Ah no, lo vuole. Ma vai a fare. Dodò lo blocco. Volpato ci offro Chiesa. Mamma mia. Chiesa più 27 milioni per Volpato. No. Cioè, nel senso. Chiesa vale 53 milioni. Sarebbe pure uno scambio buono, però è meglio forse venderlo. No, sapete cosa faccio. Andiamo a trattare. Lo scambio mi va bene. Volpato per Chiesa. Però chiedo di più. Chiedo di più, ragazzi. Facciamo, se possibile, 40 milioni. Sono tanti, lo so, però ci voglio provare. 27, niente. Proviamo 37 milioni. Vediamo un po'. 27, nulla, nulla. Purtroppo va così. Proviamo 35. Vediamo un po'. Accetterò, perfetto così, ragazzi. Chiesa alla Juventus. No, Chiesa a questa squadra qui. Volpato alla Juventus, più 35 milioni. Ragazzi, è un affare. È un affare. Hanno lo stesso over. È vero che Volpato ha degli anni in meno, però ragazzi, ci assicuriamo, ragazzi, un giocatore molto importante. Perché, scusatemi, perché per Chiesa, perché abbiamo 16? Ah, ho capito. Ho capito perché ci devono dare ancora i soldi, perfetto. Guadagna tanto di stipendio, proviamo 3 anni di contratto, perfetto. Guadagna di stipendio, quello è vero, però comunque dovremmo fare. Ah, cacchio quanto guadagna, oh. No, facciamo così. Cacchio, raga, cioè ci brucia 7 milioni di stipendio. Cioè 7 milioni di budget, mamma mia, dovrebbe. Per Blanchard, ragazzi, io tratto, ecco, per Blanchard non accetto parò.
perché non ha senso, non ha proprio senso lasciare. Io voglio tanti soldi, ma voglio veramente tanti soldi, ragazzi. Ma tanti, tanti, tanti. 153 milioni per Rashard. 100. Ancora lui, no, ti ho detto di no. Questo, il computer è scemo. 145 milioni. Ok, pagata la somma. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mi dispiace. Ripeto, mi dispiace, però. Ragazzi, una cessione big andava fatta. Quella per Volpato uno scambio. Non avevo in programma di cederlo, però ragazzi va fatto comunque, secondo me. Va fatto comunque, che vi devo dire. Senz'altro, ripeto, una stagione è una cessione che mi dispiace fare. Però, cioè ragazzi, non possiamo non cedere un big. Sta però Diego Costa, ragazzi, costa comunque tanto. E cioè, ha comunque meno 2 di overall. Si può fare. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere con il Barcellona. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere con il Barcellona. Non voglio spendere più di 70 milioni, così abbiamo anche i soldi per prendere 3-4 giocatori validi. Allora, vediamo un po'. Io gli offro, non lo so. Chi potrei offrire? No, non c'ho nessuno da dare. Prenderemo anche qualche panchinario importante, ragazzi. Direi che possiamo fare un'offerta da 62 milioni per il portiere Barcellona. La madonna, 89 ve li sognate. Abbiamo 69 per Diogo Costa. Accettalo! Se vamos. Abbiamo altri 90 milioni tra stipendi e cose per prendere qualche giocatore interessante. Chiesa a sinistra, tanta roba. Chiesa a sinistra, tanta roba. Per quanto riguarda la difesa, voglio prendere Nicolò Casade dell'Arsenal. Costa tanto, sono cosciente di questo, però ragazzi è un ottimo calciatore. Cioè c'è poco da dire, questo qui è un ottimo calciatore e quindi tanta roba. Cioè tanta roba, ripeto, costa tanto, lo so, però un top investimento in qualche zona del campo va fatto. Quindi 37 milioni, 43 costa, ma in realtà non costa manco così tanto. Proviamo 39 per Casale, 42, proviamo ad accorciare, ragazzi, proviamo un attimo ad accorciare. 40 milioni. Accettano, perfetto, top colpo per la difesa, Nicolò Casale all'Istanbul Sport. Quest'anno, ragazzi, dobbiamo vincere un trofeo. Non so se riusciamo a vincere il campionato, perché secondo me non siamo ancora pronti. Però, ragazzi, qualcosa va vinto quest'anno. Guadagna anche lui tanto di stipendio. Però, ragazzi, un calciatore importante. Avremo più o meno altri 40 milioni da spendere. Ecco, ho fatto pure il conto giusto. E quindi sì, dobbiamo comprare altri calciatori. Ora, allora, per quanto riguarda la difesa, siamo messi discretamente bene. Ci servirebbe il centrocampo, cioè due centrocampisti barra tre. Ci servono due centrocampisti barra tre. E poi la squadra è fatta, secondo me. Per quanto riguarda il centrocampo, voglio puntare Musa del Valencia. A clausola rescissoria 45 milioni, quindi per una ventina di milioni dovremmo portarcelo a casa. Buon giocatore. Insomma, può essere veramente un buon colpo, secondo me. Io provo a offrire 25 milioni, vediamo un po' come base di partenza. 38 milioni, proviamo 24 no, facciamo una cavolata. Ma sai che proviamo 26, 38, costa tanto invece, costa tanto. 28 ancora, ci serve il tempo, raga, ma ora non è che possiamo comprare chissà chi. Ho accettato l'offerta per Musa, bene. Bene ragazzi, ho accettato l'offerta per Musa, ci rimangono altri 10 milioni, però adesso diventa complicato. A 10 milioni, ragazzi, che troviamo? Nessuno praticamente. Aspetta, Musa è un bel giocatore, cioè faccio un upgrade a centrocampo, però insomma, speravo qualcosina di meglio. Però guadagna poco, ecco, lui ci fa risparmiare, per esempio, lui non ci fa non ci chiede cifra a capogiro, quindi ci rimangono 12-13 milioni. Ancora da spendere, però ragazzi, rispetto alla scorsa stagione comunque abbiamo un innesto in più. Abbiamo un innesto in più che si chiama appunto Musa. Abbiamo un altro innesto in più, ovvero Casale. Quindi insomma la squadra rispetto all'anno scorso è potenziata. A 83, cavolo ragazzi, abbiamo pagato nulla. Abbiamo pagato letteralmente nulla. Quindi per me abbiamo fatto un affare. Per me abbiamo fatto letteralmente un affare. Quindi secondo me buon acquisto. Buon acquisto, lo mettiamo al posto di Clomont. Ok, quindi mettiamo Musa in quella posizione. Poi anche per esempio lui lo togliamo, mettiamo Casale. Sì, la linea difensiva mi piace. A centrocampo purtroppo Tahirovic non cresce più. Ultimo investimento. Chiaramente adesso ci aspetto un investimento non granché. Cioè ora è difficile trovare un buon giocatore. Per quanto riguarda l'altro giocatore, voglio puntare Nicolussi Caviglia della Salernitana.
Non so quanto possa costare, onestamente. Non ha reso conto, quindi non sarai certo un fenomeno. Vediamo un po'. Offro il mio portiere per vedere un po' il suo valore, no? 7 milioni, ok, più o meno cifra onesta, ragazzi. Dobbiamo fare 4 milioni per Nicolussi. Mezzo, perfetto. Preso Nicolussi Caviglia, centrocampo. Buon titolare, ma anche un buon panchina allo stesso tempo. Da centrocampo in su non è male. Diciamo che non è male. Uno al posto di Tahirovic. Ci sarebbe uno al posto di Tahirovic. Però potremmo anche condurre la sessione con. Comunque, la panchina non è male. Forse un esterno a sinistra panchinaro, non ho idea, ragazzi, non ho idea. Vediamo, valutiamo, no, voglio un altro centrocampista al posto di Tahirovic, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno. Ragazzi, non farò più acquisto, così nella prossima stagione avremo 6 milioni in più, dai. Secondo me abbiamo fatto una buona campagna acquisti. Ragazzi, sto dando bene in crescita, non sarà, secondo me, per niente facile vincere il campionato, ragazzi, vedremo. Fatto sta che comunque, ragazzi, la squadra è forte, cioè per me la squadra è forte. Non so se giocheremo la conference o il campionato quest'anno, non ne ho più pale idea. Cioè la conference o l'Europa League, volevo dire. Vediamo un po', no, non ci fanno vedere nulla, poi vi aggiorno. Ho una all'andata per l'IRS, dai, ma non ci credo. 0-0 in campionato. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, non ci voglio mai credere. Non ci voglio mai credere, ci vuole un miracolo. Ci vuole il miracolo di Federico Chiesa. Ci vuole il miracolo di Federico Chiesa qua. Ci vuole il miracolo di Chiesa. Niente, siamo fuori, clamoroso. Non me l'aspettavo, devo essere onesto. Per fortuna la dirigenza non ci ha cazziato. Però comunque c'è una cosa meno. Cioè non c'è una cosa. Non è una cosa così negativa. Perché comunque siamo in conference. E noi la conference la possiamo tranquillamente vincere. Quindi questo è un aspetto positivo, ma. Dovevamo passare in Europa League. Non c'erano scuse, stiamo andando male. Peccato. È molto difficile dire, nel senso. Mi sono. Aspettate, no, ve lo dico con chiarezza. Allora, ora vado in classifica. Noi siamo primi del campionato con 5 punti di distanza. Ma guardate la barretta com'è, rossa. 39 di overall. Ora vi faccio vedere perché. Vi spiego tutto. Fatto sta che il dato di fatto è che per ora siamo primi. Però, guardate la conference lì. E intanto la coppa siamo in semifinale. Va bene. Però guardate la conference. Guardate la conference. Cioè, ora vi faccio vedere. Terzi a 6 punti in un girone del genere. Nelle coppe abbiamo fatto schifo. Ma proprio schifo. E quella barretta rossa è solo per le coppe. Perché in campionato noi stiamo facendo gli sfracelli, ragazzi. Per me questa challenge è completata. Perché, ragazzi, ci rimangono poche partite. E di conseguenza il campionato lo vinciamo. Perché siamo più 5 a Galata Sarai, mancano più o meno 4 partite. Quindi è abbastanza improbabile che il campionato vincerà il Galata Sarai. Quindi la challenge è completata. Ma visto che, ragazzi, ho fatto le prove e ho 39 di valutazione, quindi mi esonerano il giorno dopo, giochiamoci questa partita contro l'Antalyaspor. E intanto questa è la squadra con tutte le crescite. Mi dispiace un po' onestamente il finale. Sarebbe stato più bello giocarsi proprio l'ultima. Però vabbè. Vabbè. Cioè, vi posso anche dire, sti cazzi. Cioè, sti cazzi, per come è andata. È un miracolo già giocare questa partita. Sono soddisfatto. Nel complesso sono soddisfatto. E quindi nulla. Quindi nulla, i giocatori sono cresciuti. Era un'impresa molto complicata vincere il campionato. Perché Galatasaray, il Fenerbahce, cioè, sono tutte squadre forti. Ma comunque l'importante è che ci siamo riusciti. Poi delle coppe, ragazzi, e vabbè. Però già vincere il campionato era molto complicato, quindi mi ritengo più che soddisfatto. Mi ritengo più che soddisfatto. Sarebbe, ripeto, stato bello vincere una Coppa Europea, però non avremo l'opportunità, anche perché non ci proverò. Detto questo, ragazzi, siamo in campo per Istanbulspor Antalyaspor. Gioco questa partita per provare i giocatori. Per provare i giocatori, ragazzi. Non per altro, perché comunque li voglio provare. Vediamo come sono. Questo non l'ho mai provato, per esempio. Calvo, si accentra subito. Calvo. Calvo, calvo sulla destra, calvo, calvo, calvo numero, ancora calvo, calvo, fai buchi, calvo, la mette in mezzo, non ci arriva però Chiesa, non ci arriva Federico Chiesa, Vintel, Hassan, fischi, tanti fischi, Mipo, Mipo, gran palla questa per Taboni, 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 che tiro, Diego Costa, Diego Costa decisivo, Diego Costa decisivo, facciamo, piccolissimo lo stadio di Santo, quanti posti ci sono a sedere, Hassan,
palla dietro, Walsh, palla buona, interessante, ancora niente, Colina spazza via il pallone, poi Alex Calvo, sombrero, mamma mia, ma non riesce a passare, Walsh, Vintel, buiami, Mipo, occhio a Mipo, a destra, ancora Mipo, per Taboni, niente, ancora Taboni, però tacco, Boss, Mipo, Musa, però sbaglia qui, allora Boss, per Taboni, bravissimo, Casale che sbaglia poi, Mipo, se lo divora, grazie Mipo, Alex Calvo, sbaglia, tanti errori, da parte nostra. Almeno Boss finisce il primo tempo 0-0 tra Istanbulspor e Antalyaspor. Andiamo a vedere tutto. Easy, eccolo qui il pallone. Easy, prova. Easy. Numero. Easy. L'Istanbulspor in vantaggio. Easy. La sblocca lui. Al 51. Prima palla toccata. Primo gol. Se cavolo. Se non era un attaccante straordinario, non lo comprerei mai in una carriera, però ha fatto un bel gol qui. Dai. Musa, c'è anche Colina sbaglia. Buniami. Poi Musa. Buniami, fallo. Non c'è fallo, incredibile. Mipo, gran palla questa. C'è Chiesa che fa il difensore, come nella realtà. Calderon, fallo di Federico Chiesa. Scalvo. Gran palla sinistra per Federico Chiesa. Sprinta Chiesa. Occhio a Federico. Federico Chiesa. 2-0. Federico Chiesa. L'Istanbulspor raddoppia con il suo gioiellino. Mamma mia. Galoppata pazzesca. E segna il gol che va il 2-0. Dai, cavolo. Anzi no, Colina che ha fatto una varia splendida. Colina per Easy. E sono tre. 3-0 Istanbulspor. Easy, dai. Con lui anche lui dal primo giorno. Easy. Tanti giocatori sono ancora presenti in questa squadra. Taboni. Musa. Chiesa, occhio a Chiesa, calcio a Chiesa, parata di Ataberk, ci ho provato una posizione semi impossibile. Akiol sbaglia tutto, perché c'è Dodò sprinta, Dodò rischia tanto, ma la dà in qualche modo ad Alex Calvo, che la mette in mezzo per Chiesa che non ci arriva, cavolo ragazzi, in questo momento saremmo tipo a più 5, più 6, ragazza sarai, Tajerovic. Per Musa finta, sbaglia. Mipo, bravissimo Calderon. Poi Tajerovic, anzi no, Caviglia, si è visto poco. Caviglia, Nicolussi, Caviglia! Ataberk se lo sarebbe meritato pure Nicolussi, gol, mannaggia. Alex Cava, bandierina. Il cross dentro, il colpo di testa, il tiro sulla linea, incredibile. Ma comunque ragazzi, una vittoria che sa di scudetto. È una vittoria che sa veramente di scudetto. I tifosi applaudono. 3-0 dell'Istanbulspor. Che dire, mo ci esonereranno. Non me ne frega niente, non me ne frega un cacchio. L'importante è aver vinto il campionato, challenge riuscita, meno di clamorosi disastri, e aver provato i giocatori, e quindi sono veramente contentissimo, ragazzi. Dovremmo aver vinto il campionato senza problemi, ragazzi. Ma comunque per me quella è una vittoria del campionato. Per me quella è assolutamente una vittoria del campionato. Allora, voglio un attimo vedere, ragazzi, un po' di cosa. Allora, sì, primi 88 punti, ragazzi. 88 punti, abbiamo fatto un cammino strepitoso. Voglio vedere anche la coppa, se abbiamo fatto pure il doblete, diciamo così. Vediamo un po'. No, l'abbiamo persa pure stavolta, cavolo. Pure l'anno scorso l'abbiamo persa, mannaggia. Voglio andare a vedere ora i miei uomini. Allora, intanto Easy secondo miglior marcatore, ma voglio andare a vedere su statistiche della squadra. Istanbulspor, abbiamo fatto un lavoro veramente incredibile. Sono strasoddisfatto, ragazzi. Eccolo qui, Istanbulspor. Allora, vediamo un po'. Perché il miglior marcatore è stato, dov'è? Easy, 22 gol in 36 presenze più 6 assist. Poi
Chiesa, 15 gol e 6 assist in 36 partite. E Temi, cavolo, e Temi cosa ha fatto? 15 gol e 2 assist in 33 partite, lol. Musa, 7 gol e 8 assist. Dudò, 3 gol e 8 assist. Capo, 3 gol e 7 assist. Marino, e poi tutti gli altri, ragazzi. Nicolussi Caviglio comunque il suo l'ha fatto. E un po' che non ha fatto bene. E forse Tahirovic e boh, un po' chi altri. Che dire, strafiero del percorso. Potevamo fare nettamente meglio nelle coppe, lo so, però cioè comunque io sono stato soddisfatto. Ora voglio andare a vedere proprio la mia squadra. Guardate, cerca giocatori per vedere tutte le crescite. Ripeto, è stata dolorosa la cessione del portiere. Quello sì, però ragazzi andava fatta, cioè andava letteralmente fatta, quindi prima o poi la dovevamo fare. Super League, eccolo qui, Super League turca Istanbulspor. Allora guardia, partiamo dal portiere, perché abbiamo Diogo Costa 88 e lui 58. Poi abbiamo Ebe 71 in difesa, Calderon 80, Dodò 86, Casale 85, lui 72, lui 69, lui 67, lui 73. Peccato perché lui poteva crescere molto. Coligna 79. A centrocampo Calvo esterno destro 82, perfetto. Chiesa 86, Musa 83, Clement 67, Caviglia 75, Tahirovic quest'anno è cresciuto 77, Ossunai 74, di davanti Etemi 77, Isi 85, Ovuso 68, lui 63. E dai, questa è la squadra. Sei troppo contento della vittoria del campionato, troppo contento. Fatemi sapere se vorreste altre challenge del genere, noi ci vediamo in proseguito. Ciao ragazzi.